Benvenuti in questo nuovo video dove vi presenterò Filmora, un programma di videomontaggio davvero intuitivo, e proverò a fare un piccolo tutorial che vi mostra un po' tutte le funzioni e le differenze con gli altri programmi di video editing. Basta con le chiacchiere e passiamo ai fatti. Ed eccoci davanti al computer. Nel video precedente vi ho mostrato la configurazione e l'assemblaggio del mio computer per video editing, un i7 con 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, eccetera eccetera. Per chi se l'è perso, trovate il link sia sotto al video e sia alla fine di questo video. Ma adesso è il momento di mostrarvi il programma di video montaggio che sto utilizzando ultimamente, Filmora 9. Precedentemente io ho già utilizzato programmi come Adobe Premiere, eccolo qui, questo è l'Element, è la versione più economica e anche più semplice, ma ragazzi vi garantisco che comunque le funzioni sono abbastanza nascoste. Mi è piaciuto che ultimamente hanno messo la forbicina qui e ecco, si capisce quando si taglia un video, però lo trovo ancora un po' ostico. Un altro programma che utilizzo spesso per il montaggio video è Pinnacle. Questa è la versione 22, quindi una delle ultime. Ma sinceramente Pinnacle, da che una volta era molto più semplice, veloce come programma, meno ingordo di risorse, adesso oggi è un po' diverso. Vedete, se faccio indietro avanti, vedete come è un po' più scattoso, e non si tratta di del computer, perché questa è una bestia di computer e il problema non è quello, ma il vero problema è che è proprio il programma è scritto così, il software è molto pesante. Oggi credo, vedete, sto passando tra una finestra ed un'altra, è un po' scattoso, ma anche quando taglio un video si vede per un attimo, si vede il cerchio, vedete, è pesante, molto pesante, e sinceramente ultimamente è diventato anche un po' più complicatuccio. Quando montiamo un video abbiamo bisogno di avere le impostazioni a portata di mano. Guardate, adesso sto riducendo, questa è una funzione che serve tantissimo nel montaggio video, ridurre la visualizzazione di tutta la timeline, per chi non lo sapesse, sarebbe questa parte qui dove si trovano le varie clip, e guardate come è scattoso. Il problema è che per far girare solo questo programma ci vorrebbe un i9, ci vogliono computer molto ma molto potenti, ma per che cosa? Per avere un software che alla fine è anche complicato. Comunque questo è il video precedente, parlava proprio dell'assemblaggio del computer, quindi alla fine, dopo aver utilizzato questi software di montaggio, ci tenevo a farvi vedere questo. Guardate, ad esempio, io voglio abbassare il volume a questa clip, non me lo fa fare. Per farlo, ovviamente, per farla la sua funzionalità molto veloce, velocissima, dovete cliccare prima qui. Una volta che avete cliccato qui, dovete andare a prendere la clip e abbassare il volume. Guardate anche qua come il volume sempre un po' scattoso. Ma non solo, quello che ancora non mi piace, se io ad esempio prendo questo video, no, voglio farlo diventare più piccolo, quindi abbasso la levetta, guardate come va a scatti, è scattoso, e vi parlo che è sempre il software. Vedete, se lo metto un po' a sinistra non mi fa regolare più, adesso sto spostando il video. Però visto che va a scatti, non mi fa capire se sto più a sinistra, se sto più a destra. Vi sto mostrando questo per farvi vedere la differenza con il nuovo software. Ci sono anche altri difetti, poi vi ripeto, oramai le funzioni sono nascoste. Ce ne sono tante, ma sono nascoste.
e chi vuole montare un video, ma anche gli youtuber, gli emergenti, insomma chiunque abbia l'esigenza di montare un video, non è che ha il tempo di cercare tutte queste funzionalità nascoste. Questo è un mio parere, ma credo che valga un po' per tutti. Ritorniamo a Filmora. Inizio subito a farvi vedere la differenza. Innanzitutto Filmora, già guardate come, vedete, è lo stesso computer, ragazzi, guardate come è molto più veloce. Ma lasciamo stare questo, io prendo questo iscriviti là, a parte avete visto che dovevo muovere delle lavette, guardate qui, io prendo la scritta iscriviti, a parte che è velocissimo, poi guardate con che semplicità, se c'è lo stesso funzionamento di Word. Infatti vi sarà familiare questo metodo perché viene utilizzato in Word, quindi bravi i progettisti, i programmatori che hanno ripreso, perché secondo me bisogna riprendere una metodologia di software più commerciale, più utilizzati, e questo appartiene a Word. Ma non solo, devo abbassare o alzare il volume, guardate ragazzi, vado sopra e abbasso e alzo, basso e alzo, senza premere nulla, ma è così. E ora vi faccio un piccolo tutorial di questo programma, perché io in 5 minuti già montavo un video. Ovviamente non conoscevo tutte le funzionalità, nemmeno adesso le conosco tutte, ma sono comunque semplici, facili da assimilare. Allora, le clip si prendono da qui, importa file multimediale e si va a prendere, ma si possono anche trascinare, quindi possiamo prendere una cartella e trasciniamo il file direttamente qui, in questa parte. Qui sotto troviamo una timeline. In Pinnacle avevamo una timeline e qua c'erano due video che sinceramente era l'anteprima dell'altro video, ma a me che interessa, io già conosco questo video, poi una volta che l'ho preso posso vedere qui l'anteprima, utilizzo lo stesso monitor, è inutile. Quindi delle volte secondo me vogliono solo far vedere che un software fa questo e quello, però secondo me complicano la vita. Quindi ritorniamo a noi, questa è la timeline, qui ci sono i minuti, questa è la linea che ci permette di tagliare, di selezionare un video. Vedete, ad esempio voglio tagliare qui, clicco qui sopra, ho tagliato già il video. Mettiamo il caso, voglio allungare un file audio, ho tagliato ma anche un video, ho fatto un errore, voglio rimediare, o faccio su annulla attraverso questa freccia, o tranquillamente allungo il file e lo rimetto come prima. Le clip si spostano con molta semplicità, vedete, senza scatti, nulla, anche perché graficamente, io super giù ho capito un po' come funziona il programma, ci fa vedere una grafica meno con una risoluzione minore, ma hanno infatti la risoluzione in questo momento in cui io devo passare una clip qui, questa la voglio passare qui, non serve, cioè a me serve la velocità. Devo tagliare magari questa clip, vado qui sulla forbice, tagliata, premo cancellato. Cioè un programma deve essere veloce. Quindi dicevo, qua abbiamo la timeline dove possiamo inserire le clip video, qui ovviamente il file audio. Se non vogliamo far vedere questa clip video, basta andare su quest'occhio, non la vediamo più. Per mettere un'altra immagine o un altro video su un determinato video, basta andare nella colonna che si trova sopra. L'ho chiamata colonna, si chiama diversamente, adesso non mi viene il nome. Vedete, e compare l'immagine. Voglio cambiarla, come ho detto prima, basta andare negli angoli, la riduco, la sposto, insomma posso fare quello che voglio. Voglio metterci un effetto, una transizione, basta andare in transizioni qua, vedete, tutto in fila, che poi sinceramente ci dà anche come se fosse un sistema step by step, passo dopo passo. Abbiamo il file media, il media e le clip che ci andiamo a prendere, gli audio perché anche degli effetti, titoli possiamo creare noi, una scritta, un intro, possiamo divertirci, anzi farò proprio un tutorial su come creare un intro. Qua abbiamo le transizioni, basta prenderle, metterle ad esempio in quest'angolo qui e vediamo la transizione. Andiamo qui, premo play. Ed ecco la transizione in funzione. Subito veloce. Tutto veloce. Effetti. Qua abbiamo gli effetti. Vogliamo mettere un effetto di questo qui.
prendiamolo, lo trasciniamo qui e abbiamo l'effetto. Guardate, questo è proprio l'effetto così, eh? Elementi, in elementi possiamo aggiungere delle forme, non lo so, ad esempio un animale, vogliamo coprire la faccia di una persona, prendiamo l'effetto, lo andiamo a mettere qui, ecco qua, adesso ci compare il nostro cagnolino che possiamo spostare dove meglio crediamo. Ad esempio vogliamo coprire la faccia di una persona che non vogliamo far vedere nel video, lo possiamo fare tranquillamente, è molto carino, ci sono delle grafiche moderne, insomma mi piace davvero tanto. Qui lo schermo condiviso, possiamo mettere più clip divise in un certo modo, eppure è un'ottima idea. E alla fine, quando andiamo su esporta, possiamo scegliere anche il formato per YouTube. Ecco, questo vale per gli YouTuber. Qua possiamo scegliere le impostazioni che vogliamo, riconosce tutti i codec. Tra l'altro mi ha risolto un problema, perché io ultimamente stavo utilizzando un iPhone per registrare i video, le inserivo in Pinnacle e mi diceva che non era compatibile, l'ho inserito addirittura in Premiere, che è un programma sinceramente molto utilizzato, quello più professionale, stessa cosa, l'ho inserito qui e mi ha detto che dovevo scaricare un plugin di Windows 10. Ho scaricato quel plugin e il video che realizzavo con l'iPhone e si è iniziato a vedere e ad ascoltare. Ecco, questo è per dirvi che il programma è molto aggiornato e attento. Qui nella barra abbiamo altre funzionalità, ma sono semplici. Questa è sempre la forbice che permette di tagliare, questa è di eliminare il video. Qua abbiamo il microfono per registrare con il microfono, come sto facendo io. E ci sono altre funzionalità che alla fine vanno imparate. Ma vi ripeto, è davvero molto semplice, veloce, mi è piaciuto tanto. Per chi è interessato, sotto al video vi metto il link del sito, non costa tantissimo, e inoltre potete anche scaricarlo gratuitamente, però verrà inserita una filigrana alla fine del video, quando lo esporterete e renderizzerete il video. Per questo video è tutto, quindi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Se avete qualche richiesta in particolare, fatemela sotto al video. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!